Ciao Voglio, sono in una delle centinaia di migliaia di chiese presenti in ogni paese. Vedete sopra il crocifisso? Se quell'uomo crocifisso fosse qui tra noi, secondo voi ammetterebbe quello che avverrà a breve? Una strage di agnellini e capretti. Secondo voi, se quell'uomo fosse qui, staccato dalla croce, qui, presente, che cosa direbbe? Cosa direbbe di tutto ciò? Direbbe: fate bene, scannate e mangiate, fate questo in memoria di me? Beh, io ho fortissimi dubbi su questo. Anzi, non sono dubbi, sono certezze. Certezze che portano a comprendere che queste mattanze non servono a nulla, se non per alimentare forze oscure, altro che memoria di me. Quindi quello che vi posso dire, cercate di eludere questi rituali macabri, perché si allevano vite e si devono sopprimere per festeggiare un qualcosa che non c'è niente di religioso, non c'è niente di fede, non c'è niente di salvifico, non c'è nulla di tutto ciò se non uno sterminio di poveri esseri che vengono creati, allevati e cresciuti proprio per queste festività pagane. Il sangue, ecco dov'è la chiave. Il sangue purifica, quindi facciamolo con gli agnellini, perché sono puri, sgozziamoli e poi che cosa facciamo? Buttiamo il resto? No, li andiamo a mangiare in tortiera con delle patate, sino a quando noi non comprenderemo che quando noi andiamo a uccidere, a nostra volta verremo uccisi. Le specie si preservano proprio cercando di rispettare le altre. E poi ragazzi, queste feste, vabbè, il sacro con il profano, divertimento, giostre, è tutta una questione di paganesimo. Buona riflessione, cercate di non essere compartecipi di queste stragi. Non è una questione di alimentazione, no, è una questione di coscienza, è una questione di consapevolezza. Come noi trattiamo gli animali, altre forme di esistenza trattano noi. Ciao, voglio.